Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo a una trentina di chilometri dal capoluogo. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Borgo Grecani con Rosarno. Sono in compagnia del collega. Ben ritrovati, Ivano Verducci sono. Per il tabellino a lui il microfono. Borgo Grecanico contro Rosarno. Per il Borgo troviamo Falcone, Iamonte, Mangiola, Manganaro, Martino Antonio, Sgro, Ielo, Russo, Focà, Martino Annunziato e Obin. In panchina Zito, Caridi, Romeo Pietro, Zerbi, Neri, Laganà e Bertone. Mister Cormaci assieme a Napoli. Con il Rosarno troviamo Sgro, Arruzzolo, Garcea, Messina, Garruzzo, Alessi, Catalano, Zappia, Ferraro, Romano e Mercuri. In panchina El Macni, Lamanna, Ceravolo, Amato e Lainà. Mister Rotondo, il presidente del Rosarno, e Capria Massimiliano. L'arbitro dell'incontro è della sezione di Catanzaro, il signor Platì Giovanni. Tanto che le squadre fanno il solito saluto prima dell'inizio del match, passo il microfono a Domenico Salvatore. Sì, è una partita di cartellino, possiamo dirlo, per la presenza, senza nulla togliere al Borgo Grecanico, è una matricola terribile, una matricola di lusso, ma è di scena oggi qui all'Amaro Simone il Rosarno, che è espressione della città di Rosarno, quindi uno dei santuari del calcio calabrese. I padroni di casa, casacca canarina, diciamo così, alla destra, il Rosarno invece casacca amaranto alla sinistra. Pronti, via. Sì, comincia l'incontro. Come hai ben detto, il Rosarno è una squadra storica della provincia di Reggio Calabria, ha calcato palcoscenici importantissimi, come lo ha fatto anche la Melitese comunque negli anni passati, e quindi la città comunque di Melito era anche ben rappresentata, ma il Rosarno naturalmente ha avuto, diciamo, un qualcosa in più negli anni, e quindi è una partita importante, anche se la classifica delle due squadre dice, diciamo, tutt'altro, nel senso che il Rosarno sta lottando per raggiungere i play-off ed è ampiamente per ora qualificato ai play-off, mentre il Borgo deve raggiungere i punti per potersi dire effettivamente salvo matematicamente. Ancora non lo è matematicamente, però ha diciamo una discreta classifica. In attesa di capire il tipo di modulo, se sarà un 4-4-2 o 4-3-3 e perfino un 3-5-2 o 4-3-1-2, 4-3-2-1, e si parte con il fioretto, la spada e la sciabola in attesa della scimitarra di Sandokan, la tigre della Malesia. Il Borgo ha comunque in avanti sempre i soliti Obinna e Martino Annunziato, a supporto c'è anche comunque Focà, quindi mi pare sia un solito 4-3-2-1, ecco. Mentre il Rosarno è con il tipico 4-4-2 più 2 più altri 2, diciamo. È un 4-4-2 alternativo, se così lo possiamo considerare fino ad ora. Comunque vedremo poi nel proseguimento dell'incontro come cercheremo di capire un po' meglio. Bisogna anche far notare che il capocannoniere del Rosarno oggi è assente, quella è la Scala che ha 8 gol, è assente credo per qualche problema fisico, quindi ma naturalmente gli 8 gol di La Scala fanno proprio pensare al fatto che sono in tanti comunque del Rosarno che hanno segnato, non è soltanto, diciamo, un La Scala dipendente questa squadra.
diciamo dopo 3 minuti sempre 0-0 il Rosarno veleggia nelle zone alte della classifica, non è venuto certamente in riva al Maro Simone per fare soggiorno e turismo, tuttavia ha già mostrato i denti e i muscoli. Sì, sin dalle prime battute comunque il Rosarno ha provato a farsi vivo dalle parti di Falcone, che è l'estremo difensore degli uomini oggi in maglia giallo-nera, una tipica maglia, tipicamente diciamo i colori che utilizza il Borussia Dortmund, ci piace sempre indicare queste squadre di categorie superiori quando vediamo queste maglie, come il Rosarno con la maglia amaranto con dei piccoli inserti celesti, tipicamente usata anche più che un amaranto, sembra granata, quindi come il Livorno il Livorno è amaranto. Comunque la partita potrebbe essere interessante, ancora da questi primi scampoli di partita non si riesce a capire ancora chi è che possa fare la gara. Io, se vuoi, ne approfitto per la classifica, perché è interessante vedere che comunque la battaglia per il primo posto è quasi segnata, mancano 6 incontri con questo di oggi e il Ravagnese ha 59 punti, quindi sembrerebbe ormai destinato a vincere questo campionato. Poi seguono nella griglia playoff il Rosarno e la Propellaro con 47, poi la Polisportiva Bovese con 45 e il San Giorgio con 44, e questa è la griglia dei playoff. Poi nella media classifica, le posizioni medio-alte, troviamo la Deliese con 41, poi San Michel con 34, la Fortitudo con 33 e poi troviamo San Roberto, Fiumara e Borgo Grecanico con 32 e Scillese 31. Arriviamo nella zona dei play-out in cui troviamo il Palizzi con 26, Bianco 23, San Gaetano Catanoso 22 e Ludos Vecchia Miniera con 13, ultimissima ormai retrocessa, se così si può dire, il Real Gioia Tauro. Quindi, tornando al discorso che facevo prima sul Borgo Grecanico, il Borgo ha soltanto 6 punti dalla zona play-out e in 6 partite ci insegnano molte, il calcio diciamo ci insegna che 6 punti sono recuperabilissimi, quindi il Borgo non regalerà niente a nessuno e vuole fare, lo hanno sempre detto, lo hanno sempre annunciato nelle interviste che abbiamo fatto, al più presto i punti per potersi salvare matematicamente. 6 minuti e 5 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo e sempre 0-0 tra Borgo Grecanico e Rosarno. Siamo nel campionato di prima categoria Calabria, girone D. Cerca di impostare ora la formazione della Piana con Arruzzolo, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, piattone verso il mezzo destro Zappia, in possesso di palla Mangiola, la perde ma la conquista, un lancio ora in profondità, attenzione, bella azione filtrante degli avanti locali che hanno quantomeno tentato la via della rete. Sì, era Ielo che comunque, sospinto anche dall'incitamento di mister Cormaggi, ha servito un pallone davvero filtrante per Martino, annunziato Martino, il quale è stato è sopraggiunto proprio un attimo prima il difensore del Rosarno, mi pare fosse Messina, ed è riuscito a dare la palla indietro al portiere e quindi a salvare la retroguardia in maglia amaranto. Quindi una prima possibile azione imbastita dal Borgo Grecanico con questo lancio di Ielo che
finalmente, diciamo, da qualche settimana è tornato di nuovo in campo perché lo sappiamo ha avuto dei problemi fisici ed è ritornato ed è importante questo suo, come dire, andirivieni dalla fascia sinistra. Ci ha deliziato in questi anni e lo possiamo definire ormai un veterano di questo campo. Ottimo ora il passaggio per Iamonte a destra, non riesce a capirsi con Martino, palla che si perde sul fondo. Nulla di fatto, sempre 0-0, lo spirito d'avventura delle due squadre è quello narrato da Primo Levi nei romanzi Se non ora quando, la tregua, se questo è un uomo, che gli valsero il trionfo al premio letterario Campiello e Viareggio, ma è anche quello di Jurassic Park, Un mondo perduto, Titanic, Il libro della giungla, L'isola del tesoro, Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta, Zanna bianca, Moby Dick, Il richiamo della foresta, La leggenda di Robin Hood, La maschera di Zorro, 20.000 leghe sotto i mari, Harry Potter e la pietra filosofale, e chi più ne ha più ne mette. Sì, Domenico, dopo tutte queste importanti citazioni, io vorrei farti notare anche che lo spettacolo, nello spettacolo oggi degli Ultras sembrano più compatti rispetto alle ultime uscite, anche loro con un incitamento incessante che si fa sentire, sono una ventina ma non riempiono completamente la curva dalla parte opposta rispetto alle nostre telecamere, però oggi si fanno sentire e dobbiamo anche fare notare questo in questo incontro, quando già siamo arrivati al decimo minuto e la palla è tra i piedi di Capitan Sgro, che offre a Mangiola e ora si fa vedere Ielo, vedremo a chi offrirà questo pallone. 9 minuti e 40 secondi. Sembra una partita vara di soddisfazioni, taccagna per quanto riguarda le occasioni da rete. No, vabbè, si stanno studiando, ecco, se così possiamo dire, le due squadre non stanno accelerando, diciamo che non si scrutano, ecco, da lontano, ma sembra una normale, ecco, amministrazione. L'inizio di questa partita, sono già passati 10 minuti, hai detto bene, non abbiamo visto granché, ma l'importanza della posta in palio oggi farà sì che questo incontro molto spesso, credo, verrà addormentato sotto un certo punto di vista, perché l'importante per le due squadre è comunque non perdere. Ma al Borgo, ripeto, serve vincere addirittura e sarà dura, perché il Rosarno è seconda in classifica con ben 47 punti, sarà dura. Io credo che anche se non arriva un gol, la partita si, diciamo, comincerà ad alzarsi di livello, ecco. Attenzione a Martino, che riesce a salvare in qualche modo la retroguardia in maglia giallo-blu. A te, Domenico. 11 minuti e 20 secondi, non filtra il pallone per l'unica punta, cerca di portare la minaccia, ma una sballata del difensore mette tutte le cose a posto e non si vede questa porta. Forse ci vuole il navigatore satellitare, una profezia di Nostradamus o perfino un pronostico. No, è indecifrabile naturalmente questa, diciamo, il possibile risultato. Ai tempi si diceva è una partita da tripla, naturalmente. Come hai ben detto tu, servirebbe Nostradamus. Godiamoci comunque questo attacco del Rosarno con il numero 7, limite dell'aria, contrastato da Sgro, che in qualche modo riesce assieme a Mangiola, la palla però rimane ancora lì e con Arruzzolo, calcio d'angolo sembrerebbe, no, l'arbitro
dice che l'ultimo tocco è stato di Arruzzolo, che dalla fascia destra, come i vecchi terzini di un tempo che comunque arrivano fino all'aria, sta facendo, diciamo, il bel tempo. Gli attaccanti sembrano abbagliati dal portone blindato modello Serena Bianco Bugnato, munito di triplo deviatore superiore, telaio contro telaio, limitatore di apertura, carcassa, regolazione doppia, spioncino dell'Oikos Gasperotti DR o Ariete. Sta di fatto che fino a questo momento le porte siano inviolate. Sì, ancora non sono stati nemmeno impegnati i due estremi difensori, Falcone da una parte del Il Borgo e Sgro del Rosarno. Finalmente, lo possiamo dire, sotto un certo punto di vista, il Borgo ha le maglie con la numerazione tradizionale dall'1 all'11, mentre il Rosarno invece con la solita numerazione all'inglese, e quindi con il numero 12 in porta c'è Sgro. Ora viene toccato fallosamente Ielo, che finisce a terra, però sembrava tenersi il capo, poi si alza mentre saltava il difensore con il numero 2 Arruzzolo, lo ha forse toccato magari con la mano aiutandosi nello slancio, e Ielo è caduto a terra, si è comunque rialzato e si riprende con la rimessa dal fondo proprio del numero 12, quindi numero 1 del Rosarno, Sgro. Ci abbiamo verso il quarto d'ora nella prima frazione di gioco e al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo non è successo proprio niente, come ha già detto Ivano. Le squadre sono ferme sullo 0-0, attacca il Rosarno, c'è un saltello dell'arbitro, un cross in piena aria, l'urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno locale Falcone, e si può partire con il tentativo di contropiede o una ripartenza alla meno peggio dei padroni di casa. Con questo lancio in profondità cerca di raggiungere la palla Foca, spreca tutto ma recupera Obinna, insiste in avanti la formazione locale alle ricerche del bandolo della matassa per tentare un rimpallo favorevole. Attenzione, tiro, rete, ma c'è il fischio arbitrale. Sì, diciamo che ha fischiato prima che Foca mettesse in rete. Un'azione fortunosa di Martino, che comunque in qualche modo era riuscito a superare il muro del centrocampo del Rosarno, ha offerto un pallone davvero eccezionale a Foca, che però è partito in leggera posizione di fuorigioco, l'arbitro era nei pressi ed ha fischiato. Non si può parlare di gol annullato, ha fischiato prima, l'arbitro ha visto meglio di noi, ci vogliamo ripetere, io mi voglio ripetere, nelle partite di prima categoria servirebbero i guardalinee e non quelli di parte, ma servirebbero i guardalinee ufficiali. La difesa del Rosarno è accreditata di una buona resistenza. Sì, la difesa del Rosarno è naturalmente una delle più importanti difese di questo campionato. Se non sbaglio, ha 20 gol subiti contro invece i 43 del Borgo. È una delle difese meno perforate, quella del Rosarno,
anche c'è, poi segue il San Giorgio, comunque il Ravagnese ha soltanto 14 gol subiti, quindi è una squadra che gestisce la zona difensiva in maniera superlativa. Soltanto 20 gol in 25 giornate è una media importante, ecco, lo voglio in 24, perché naturalmente questa è la 25esima. Niente, sarà dura per il Borgo per diciamo riuscire a perforare la difesa del Rosarno, ma Obinna, Martino e anche Foca stesso ci hanno spesso deliziato e non si sa mai. 18 minuti e 14 secondi nella prima frazione di gioco, il Rosarno quando può tenta la via del gol, ma non mi sembra in giornata di faville. Sì, questo è stato il primo tiro in porta del Rosarno, un bel pallone che era stato lanciato, diciamo, era stato lanciato proprio verso Alessi, che è riuscito in aria a stopparlo, a girarsi e a calciare verso la porta difesa da Falcone, ma non ha avuto successo in quanto il tiro è uscito almeno 2 metri più in là della porta difesa appunto da Falcone del Borgo. Ci ha provato quindi anche il Rosarno, non sono stati impegnati ancora i due portieri, sia da una parte che dall'altra non si sono dovuti esibire in alcun tipo di parata e sono già passati 20 minuti. Questa la dice tutta sulla importanza della posta in palio per le due squadre che ancora si stanno studiando. Le gare sono come i labirinti, bisogna entrare dentro la partita e uscire con la vittoria dopo aver ucciso il mostro, cioè il Minotauro, grazie al filo di Arianna. Sì, questo è una giusta pensata la tua, e anche il discorso che comunque può sempre capitare l'errore, perché anche diciamo queste non è che sono poi categorie di professionisti, anche i professionisti sbagliano, pensa tu i dilettanti, però l'errore può sempre capitare, spesso le partite sono state decise proprio da quell'errore, perché in 90 minuti non sempre il cervello o la mente umana è pronta a gestire tutte le situazioni. Può succedere di tutto e questa può essere una di quelle partite. Il tema tattico è quello. Bellissimo Martino, si districa tra un nugolo di avversari, offre a destra Iamonte, arriva Martino, fermato all'ultimo secondo, riesce Zappia a questa incursione del Borgo, poi si fa male Martino, si era fatto vedere sulla l'out di destra Iamonte, che ha offerto un bellissimo pallone che doveva soltanto scoccare un tiro in porta Martino, ma è stato all'ultimo secondo anticipato proprio dal numero 11 del Rosarno, Zappia, che con 6 gol ora in campo è il cannoniere, si può dire, del Rosarno. Ti dicevo di La Scala, che ne aveva 8, il secondo è proprio questo Zappia, che ha salvato la squadra da questo tiro. I minuti sono 21 nel corso della prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, risultato ancora ad occhiali. Si gioca in un pomeriggio di sole, nessuna bava in cielo. No, niente, la giornata è, diciamo, ottima, il campo è in ottime condizioni, una giornata di sole, un leggero venticello, ma non è poi quei venti siberiani che ci hanno fatto, tra virgolette, divertire in questi mesi, perché sono stati davvero freddi. E il campo quindi è in ottime condizioni, anche c'è una buona presenza di pubblico con i soliti ultras ad incitare il Borgo, quindi diciamo promette bene questa partita. 22 minuti nel primo tempo, sempre 0-0, ci vengono le parole in mente, le parole di Alessandro Mahmood al Festival di Sanremo: mi chiedevi come va, come va, come va. E adesso come va, come va, come va, Ivano?
Come va? Va così come deve andare. Nel senso che ora il Rosarno cerca di imbastire un'azione d'attacco e Coalessi, no, era Zappia, comunque ha ribattuto il tiro, la palla arriva dalla parte della difesa del Rosarno che con fatica giocatore Arruzzolo deve, no, non era Arruzzolo ma Mercuri, deve lanciare la palla ad Muzum, per usare un eufemismo, in quanto si era avventato Focà sul pallone e quindi l'aveva messo in difficoltà. In posta ora Romano del Rosarno, superano la linea centrale del campo, è pronta a ricevere il pallone Messina, lo riceve in questo momento, arriva come un falco Manganaro, si impossessa del pallone, lo dà a Martino, siamo in 2 contro 2, Martino, c'è Focà pronto a... niente, il passaggio è errato, poteva essere una buona occasione, nulla da fare, riparte il Rosarno con Zappia. Non è una partita affascinante come quella di Alberto Ongaro, che gli ha fatto vincere il premio Campiello nel 1986. Sì, no, recupera ora un bel pallone Iamonte insieme a Russo, dialogano sul dischetto del centrocampo, va Manganaro, offre a Ielo, a questi sull'out di sinistra, a campo, riesce a seminare 3 avversari in slalom, limite, tiro respinto dalla difesa, bravissimo Ielo, è da tempo che non vedevamo un'incursione del genere, è tornato il nostro Ivan Ielo. Una serpentina ubriacante vecchia maniera che ha creato parecchi problemi, diciamo che ha seminato il panico nelle retrovie pianigiane. Sì, è riuscito finalmente a superare 3 avversari, anche se con una prestazione sportiva tipo sciatore, ecco, nel senso che ha trovato campo davanti, è riuscito a incunearsi dentro l'area sulla parte sinistra, poi ha crossato ma il suo tiro è stato, diciamo, deviato. È stato sovrastato comunque l'attaccante del Borgo, è arrivato il difensore Garcia del Rosarno ed è riuscito ad uscire palla al piede. Ora in attacco è proprio il Rosarno con Romano che cerca Zappia, il cross però è più che altro è un traversone per Zappia, ma nulla da fare, è troppo lungo. Salta, si impossessa della sfera Falcone. Il tema della partita sembra essere quello che il Rosarno deve vincere questa gara per non perdere, diciamo, i contatti con l'alta classifica. Al Borgo Grecanico andrebbe bene anche un pareggio. Sì, al Borgo Grecanico potrebbe anche andare bene un pari. Poi i conti magari li può fare alla fine anche di questo incontro, verso la fine si potrebbe anche accontentare, non lo deve fare assolutamente nel primo tempo, perché dopo tutto il Rosarno certo deve cercare di ottenere la migliore posizione nella griglia dei playoff per potersi giocare poi le partite importanti in casa, quindi il Rosarno deve continuare la corsa. Lo stesso deve fare il Borgo per togliersi velocemente dalla zona bassa, da quella zona che diciamo bassa, medio-bassa, perché a soli 6 punti troviamo il Palizio e quindi la zona play-out. Poco fa c'è stato un intervento da applausi per il portiere ospite, che è andato in presa aerea con l'ascensore delle Torri Petronas, se non il Burj Khalifa di Dubai, il China Zone di Pechino, il Taipei 101 oppure l'ascensore delle Torri Petronas di Kuala Lumpur. Sì, è stato un bel intervento quello di Sgro. Calcio di punizione ora per il Rosarno, svetta in aria Mangiola, riesce a sovrastare con uno stacco aereo il numero 97, mi pare fosse Mercuri, e il numero 7 Messina, scusa, riparte il Borgo con Iamonte che offre a,
a Martino, che dialoga con l'altro Martino, Antonio, che perde palla. Scaraventa senza idee il Rosarno a centro del campo, sull'out di destra troviamo Iamonte che recupera il pallone, dà a Russo e riparte il Borgo dalla propria metà campo con Mangiola. A nostro avviso queste sono partite che si possono decidere o su un errore delle opposte difese o sulla trovata sul gol della domenica, anzi del sabato, visto che è sabato e va in onda la... Intanto c'è un cartellino giallo, il primo della serie, estratto a Manganaro. Accenna a rialzarsi il giocatore rimasto a terra, Romano, alla sinistra spostata a destra. Sulla linea di battuta c'è invece Catalano, arretra il baricentro la formazione locale con Falcone, Iamonte, Mangiola, Manganaro, Martino, Sgro, Chielo, Russo, praticamente tutta la squadra. Parte il traversone, un colpo di testa da parte del solito Mangiola che svetta e libera il lancio e preda come tutti gli altri palloni a centrocampo degli avanti del Rosarno. Parte ora un ottimo pallone, si accentra ancora, perde l'attimo giusto per il tiro Fouché, il famoso Foca. Poteva essere una grossa occasione per i padroni di casa. Sì, poteva essere un'ottima occasione. Ho visto che il pubblico si è lamentato di questa azione di Foca, ma ha fatto benissimo il numero 9 in maglia gialla giallonera a non dare il pallone dentro, diciamo, verso gli avanti del Borgo, perché erano in fuorigioco. Quindi poi in effetti lui si è lamentato di questo con i compagni. Un'ottima occasione che non è stata sfruttata, anche perché comunque la retroguardia del Rosarno ha utilizzato la tattica del fuorigioco in maniera eccellente, riuscendo a lasciare proprio gli avanti del Borgo in fuorigioco, e Foca non li ha potuti servire a dovere. Gli aficionados, i campesinos e i peones di fede borghigiana da qualche momento non rumoreggiano. Sì, no, vabbè, hanno acclamato comunque i loro beniamini. Fino ad ora un attimo di pausa può sempre arrivare, giustamente, ma il rullo di tamburi, il bandierone è sempre presente. Attenzione all'attacco del Rosarno, un attacco proprio centrale, e qui salva tutto stile vecchio libero di un tempo degli anni 80 il capitano Sgro. La sfera viene poi calciata in fallo laterale, l'arbitro però fischia un calcio di punizione, va a battere direttamente Martino, Annunziato, che dà Iamonte dalla fascia destra, si libera facilmente di un centrocampista del Rosarno, è lì che combatte poi ancora la squadra in maglia amaranto, si salva in qualche modo dall'attacco del Rosarno il Borgo, offrendo indietro a Mangiola. Attacca la formazione di casa, anticipa tutti il centromediano ospite, palla che si avvia verso il fallo laterale, protetta opportunamente da Obinna. Sarà quindi la formazione borghigiana a rimettere all'altezza della tre quarti quando sono passati 31 minuti, quindi siamo abbondantemente oltre la mezz'ora. Sì, è passata già mezz'ora, non abbiamo assistito a delle belle occasioni da rete, soltanto qualche possesso palla che si può dire si equivale, perché sia il Borgo che il Rosarno hanno tentato di imbastire qualche trama offensiva ma senza strafare, ecco, e senza strabiliare. La paura di perdere fa 90. Un attaccante indossa la tuta mimetica per non farsi vedere dai mastini, pitbull e rottweiler,
o l'anello di Gigi per scomparire alla loro vista, famelica e ingorda, ma sempre pronto a indossare i panni dall'avvoltoio come Emilio Butraghegno e il Buitre. Stiamo parlando del capocannoniere goleador della formazione locale, Obin. Sì, piccoli calcetti ora tra Ielo e Arruzzolo, l'arbitro fischia, qualche polemica verbale comunque con la panchina, nulla di che. Si riprende e recupera l'ennesimo pallone Iamonte sulla tre quarti. Lo gestisce con Antonio Martino che offre a Sgro, scaraventa verso Focà, non riuscirà mai a tenerla in campo. In effetti così è, un pallone comunque sprecato, questo è un lancio impossibile da poter tenere in campo. Dal beniamino dei giovani di casa, degli ultras di casa, Giuseppe Focà. Nonostante l'accelerata di Marquez, in sella alla sua onda. Esattamente. Attenzione ora che l'azione d'attacco del Rosarno, si trova sulla sinistra pronto ad andare a colpire, salva tutto, andare a colpire era proprio Zappia, uno dei cannonieri del Rosarno, è riuscito a fermarlo in qualche modo Antonio Martino, è ancora fallo laterale battuto verso Zappia, va addirittura in difesa a recuperare questo pallone Obinna, secondo l'arbitro il signor Giovanni Platì di Catanzaro lo recupera fallosamente toccando la sfera con la mano, intanto i mortaretti ci fanno un po' saltare in aria. Calcio di punizione ora, interessante perché potrebbe essere un cross in aria, vanno ad appostarsi in quattro le maglie amaranto tra un nugolo di difensori del Borgo, mette dentro, la palla comunque è innocua, nessuno ne approfitta per andare ad impattare questo pallone, si perde sul fondo, si ricomincerà con la rimessa dal fondo di Falcone. È passata abbondantemente mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, sempre 0-0, la partita non esce fuori dal pantano della mediocrità e quindi è naturale che vada in onda un silence di Ludwig von Beethoven o un'aria sulla quarta corda di Sebastian Bach, una serenata di Schubert e perfino un adagio di Tommaso Albinoni, un concerto Aranquez, un mandolino dei Pink Floyd, toccata e fuga di Johann Sebastian Bach e via discorrendo. Più che altro Domenico sembra di assistere invece ad un lento, quel tipico ballo degli innamorati, il tempo delle mele degli anni 80, perché la partita non si è alzata di livello. Attenzione a Zappia che riesce comunque a tentare di offrire il pallone in aria verso il compagno Ferraro, in scivolata Antonio Martino mette in fallo laterale. Antonio Martino sembrava dovesse andare via per lavoro, poi invece è tornato ed è di nuovo arruolabile per Cormaci e la sua truppa, per dirla in gergo militaresco. Purtroppo lo spettacolo non è proprio la partita di calcio champagne effervescente e frizzante, anzi al massimo un sound, uno swing o un country, mandolino, banjo e violino, se non il lento di Raul Casadei, simpatia Romagna mia, ciao mare, per scaldare i muscoli. Ci vuole altro, magari una polca, una mazurka, un valzer, un tango, foxtrot, begin, cia cia cia, salsa cubana, macarena, meneito, twist, rock and roll e samba. Sì, Domenica abbiamo assistito prima a un lancio di Romano verso Garruzzo, attenzione ora nella ripartenza l'occasione anche che poteva arrivare e giungere tra i piedi di Martino, il tocco all'indietro di testa, Martino rincorre il pallone, arriva però prima Sgro e salva tutto, ulteriore ora ripartenza del Rosarno, limite dell'area, salva Russo e si prende anche un bel calcio di punizione
ferma, quindi concede anche del fiato ai suoi. Calcio di punizione ora per il Borgo, al limite della loro area di difesa si può cercare quindi di riprovare ad imbastire un'altra occasione d'attacco per il Borgo, mentre vediamo che è un po' più arretrato Bin rispetto alla, chiamiamola, l'ala destra Martino Annunziato e l'ala sinistra Foca, che poi si accentra. La palla ora arriva tra i piedi del centrocampista del Rosarno che cerca di è proprio il numero 41 Romano che stava per sbagliare, poi serve però Catalano che è il capitano del Rosarno e si ricomincia. Una partita all'acqua di rose alla camomilla, non sentiamo la tromba di Alessandro Rosi per un pugno di dollari. Sì, molto alla camomilla fino ad ora, anche molto rispetto tra i giocatori in campo, l'arbitro non è dovuto intervenire assolutamente per estrarre cartellini, quindi una partita come dici tu alla camomilla, vedremo, manca poco. Attenzione a Foca che stava per diciamo offrirsi il pallone tra i piedi perché con la testa ha cercato di smorzarlo, però è arrivato prima Sgro ed è riuscito ad intervenire prima che Foca potesse ulteriormente avanzare. Si riparte con la palla per il Rosarno sull'out di sinistra, cross in aria, è pronto Garruzzo, sovrastato da Mangiola, però la palla viene recuperata a sua volta da Catalano, offerta a Messina, ferma tutto con molta intelligenza Iamonte, recupera un bel pallone, c'è Martino ma è solo Foca, ora si fa vedere Obinna, riesce in qualche modo a scappare, cade poi Foca, l'arbitro non fischia, si arrabbia anche la panchina del Borgo per questa occasione sprecata dalla squadra di casa. Sul campo ci vogliono i cavalli e fino a questo momento non se ne sono visti. E attenzione che il Rosarno è andato vicinissimo al gol e lo segna di fatti. Aveva colpito la base del palo. Attenzione, il risultato è cambiato. Sì, un palo pieno sul tiro di Zappia, poi mi pare sia stato Alessi a segnare il gol e quindi di Alessi, prima era il palo di Zappia e poi sulla ribattuta il pallone arriva ad Alessi che all'interno dell'area riesce a superare Falcone con un bel tocco imparabile, una sciabolata. 1-0 per il Rosarno quando siamo al 39esimo. Dopo i festeggiamenti si torna. La paternità del gol va data a Ferraro, il centrattacco della formazione pianigiana, il numero 9, e noi abbiamo sul nostro elenco Ferraro, poi andremo a chiedere maggiori lumi, o Alessi addirittura, sì, può essere Alessi. Quindi rettifichiamo, Alessi è l'autore del gol al 40esimo, sta di fatto che il Rosarno è passato in vantaggio meritato perché poco prima aveva colpito la base del palo e il pallone è rientrato in campo, la difesa è rimasta lì imbambolata e ne ha approfittato il centrattacco ospite per bucare tra virgolette la rete dell'incolpevole Falcone che nulla ha potuto nella circostanza. Un gol che comunque non sorprende proprio nessuno perché la partita dovrebbe, usiamo il condizionale che è d'obbligo, dovrebbe farla la formazione che sta meglio in classifica, cioè nella zona dei play off, cioè il Rosarno, e fino a questo momento ha avuto quei 5 minuti veramente alla grande. E nella prima circostanza è stata fortunata la formazione di casa e nella fattispecie il portiere Falcone, ma nel prosieguo della stessa azione con la difesa
una dormita collettiva da parte della difesa e ne ha approfittato alla meglio Alessi per portare in vantaggio la formazione della Piana di Gioia Tauro. Sì, era in leggero ritardo la difesa del Borgo, quindi la palla era arrivata a Zappia che è riuscito la sinistra a scoccare un tiro che aveva superato in maniera impeccabile, quindi era un tiro imparabile quello di Zappia. Il tiro scoccato da Zappia va a prendere, a impattare il palo, torna di nuovo al centro dell'area, lì si trova appostato Alessi che questo potrebbe quindi considerarsi un errore ancora ulteriore della difesa del Borgo. Da solo riesce a fare quello che vuole, tira e segna, quindi 1-0. Alessi che ha indossato i panni di El Buitre alias Emilio Butragueño. Sì, il castigatore d'aria era proprio lì appostato come una carambola, come un tocco da biliardo. Il pallone quindi che ha toccato il palo è ritornato verso il centro dell'area, lì c'era appostato proprio lui, nessuno si era interessato magari di proteggere quel pezzo, quel lembo di terra dove si trovava proprio Alessi, il quale con diciamo molta facilità ha scoccato un tiro, io lo definirei proprio una sciabolata imprendibile per Falcone. 1-0 quindi per il Rosarno, la partita naturalmente non è delle più belle, però naturalmente chi segna vince e in questo momento il Rosarno sta segnando. Non possiamo nemmeno dire che il Borgo abbia fatto chissà che, non è che ha tirato tanto in porta, abbiamo soltanto visto, e te la voglio commentare, una bellissima giocata poco fa di Focà che è riuscito con una specie di palombella, di quei giochi che riescono a fare i grandi come Messi o come Ronaldo, a superare un avversario in precedenza. Speriamo che le telecamere, sicuramente le telecamere lo hanno ripreso, una bellissima giocata comunque del numero 9 del Borgo. A te Domenico. Ci abbiamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco e il Borgo ha avuto la palla gol. Sì, è arrivato in questo momento quando Martino ha annunziato dall'out di sinistra, è riuscito a offrire un bellissimo pallone verso Obinna e Obinna non è arrivato in tempo ad impattare. Intanto l'arbitro ha addirittura fischiato la fine del primo tempo al 45esimo minuto esatto. Mancavano 10 secondi per la precisione, non vogliamo essere pignoli fiscali, ma il risultato arride alla formazione del Rosarno per una rete a zero. Il gol è stato messo a segno da Alessi al 40esimo, ha diretto il signor Gioacchino Platì di Catanzaro. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè il regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora per la telecronaca del secondo tempo. Thank you.